Va ora in onda il culto evangelico valdese. La predicazione di oggi è curata dalla diacona Carola Stobeus. Siamo riuniti attraverso Radio Bequite Evangelica, ciascuno e ciascuno in un altro luogo, ma in comunione, convocati dal nostro Dio per celebrare la speranza e affermare la vita, sapendo che noi non siamo soli. Il nostro Dio cammina con noi e in mezzo a noi. Benedetto sia il nostro Dio. Dai tempi più antichi fino al momento presente, ha guidato i nostri passi. E Gesù Cristo, motivo della nostra fede, è Dio stesso, che si manifesta nel potere dello Spirito Santo. Amen. Preghiamo. Signore, Tu ci guidi con fedeltà. Anno dopo anno, Tu vuoi che camminiamo nella Tua luce e che abbiamo comunione gli uni con gli altri. Per questo il tuo Figlio è venuto, tu proteggi i nostri passi, ci precedi e ci accompagni, ci circondi con la tua misericordia che sostiene la nostra vita e ci fa trovare in te il nostro rifugio. Siamo riuniti per cominciare un nuovo anno sotto il tuo sguardo. Ti preghiamo, donaci il tuo Spirito e assistici con la tua grazia, perché tutte le nostre preghiere, le nostre azioni, le nostre iniziative e le nostre riflessioni abbiano in te il loro principio e il loro senso. Amen. Date, Signor, il canto di quest'ora, con fede invoca il tuo pietoso amor, col tuo soccorso per quest'anno ancora, noi vinceremo l'affanno. Tua grande fedeltà dimora con i tuoi figli, nostro Creator. Tu d'acqua viva paghi in noi la sete, per grazia in noi si compie il tuo voler. In ogni angustia tu ci dai la quiete e ci sorreggi lungo il tuo sentier. Fa che a te leggiamo dal Salmo 91. Tu che trovi rifugio nell'Altissimo e trascorri la notte sotto la sua protezione, di al Signore: tu sei mia difesa e la mia salvezza. Sei il mio Dio. In te confido. È vero, il Signore ti libererà dalle trappole dei tuoi avversari, da ogni insidia di morte. Ti darà riparo sotto le sue ali. In Lui troverai rifugio. La Sua fedeltà ti sarà scudo e corazza. Non temerai i pericoli della notte, né di giorno alcuna minaccia. Signore, Tu sei il mio rifugio. Ti sei messo a riparo dell'Altissimo e non ti accadrà nulla di male.
Il Signore darà ordine ai Suoi angeli di proteggerti ovunque tu vada. Essi ti porteranno sulle loro mani e tu non inciamperai contro alcuna pietra. Egli si affida a me, dice il Signore. Lo libererò, lo proteggerò, perché mi conosce. Quando mi invocherà, gli risponderò. Sarò con lui in ogni pericolo, io lo salverò. Gli donerò una vita lunga e piena, gli farò provare la mia salvezza, dice il Signore. Non nessun male in me potrà affievolir la fede, poiché il Signor con fedeltà al popol suo provvede. Gli angeli suoi di propria mano mi sosterran per via. Serena è l'alma mia. Abbiamo appena iniziato un nuovo anno e siamo raccolti per ascoltare la tua parola. I giorni che il tuo figlio ha vissuto su questa terra non appartengono al passato. Egli è sempre con noi. L'annuncio di Natale rischiara tutti i giorni di questo nuovo anno. Il tuo spirito ha illuminato tanti uomini e donne prima di noi, permettendo loro di riconoscere Gesù, il Salvatore, e di accoglierlo e benedirlo. Così illumina anche noi con lo stesso spirito e concedici di riconoscere in Gesù il Figlio che tu mandi per la nostra redenzione. A te, Dio nostro, sia la gloria, ora e sempre. Amen. In Giovanni, al capitolo 6, leggiamo: «Tutti quelli che il Padre mi dà verranno a me, e colui che viene a me non lo caccerò fuori». Tutti quelli che il Padre mi dà si avvicineranno a me, e chi si avvicina a me con fede, io non lo respingerò. Gesù dice: chi viene a me non lo caccerò fuori. Oggi vorrei proporvi un brevissimo versetto per la nostra riflessione. È quello che viene chiamato il versetto dell'anno 2022. Probabilmente molti di voi conoscono il libretto Un giorno una parola, che propone ogni giorno due letture bibliche e una preghiera. Questi sono anche la base delle brevi meditazioni che Radio Beckwith propone ogni giorno nella rubrica L'ascolto che ci unisce. E oltre a questi testi giornalieri esiste anche un testo che vuole accompagnarci per tutto l'anno. È un testo che viene selezionato da un gruppo di lavoro ecumenico. Mi sembra interessante la storia che ci sta dietro a questo testo. La tradizione non è molto antica. Fu adottato la prima volta a larga scala nel 1934. Siamo in Germania, in pieno nazismo. Il pastore Otto Rittmüller, che apparteneva alla Chiesa confessante e si occupava dei giovani protestanti, voleva contrastare gli slogan nazisti con un versetto biblico. E dal 1930 ha iniziato a proporre appunto un versetto biblico come testo guida per il nuovo anno. Il primo era: non mi vergogno del Vangelo. E come dicevo poc'anzi, 3 anni dopo venne adottato almeno a livello tedesco per ogni anno un versetto. Ormai la scelta è affidata ad un ampio gruppo di lavoro ecumenico. E lavoro
Il versetto che viene proposto quest'anno è tratto dal Vangelo di Giovanni. Generalmente ci viene proposto una versione abbreviata che cita: Gesù dice, chi viene a me non lo caccerò fuori. In realtà è estrapolato da un discorso che è più lungo e complesso. Tutti quelli che il Padre mi dà si avvicineranno a me, e chi si avvicina a me con fede, io non lo respingerò. Chi viene a me viene accettato. Non ci sono domande sul perché, da dove vieni, chi sei, cosa fai. Chi si presenterà sarà accettato. Bello, no? Trovo che il testo esprima un grande invito. Un invito a braccia aperta. Invito di un incontro e l'inizio di una relazione. A tu per tu. Qui si incontra un io e un tu. Sono alla pari. Sono liberi a prendere una decisione. Accettare o rifiutare l'offerta. Intraprendere un percorso o abbandonare. Senza doversi giustificare né perché è arrivato né chi è. Solo nell'incontro con un tu, una persona diventa un io, un individuo, capace di relazionarsi. Questo lo sappiamo dalla psicologia dello sviluppo, quanto sono importanti relazioni buone e affidabili per lo sviluppo di un bambino fin dall'inizio della propria vita. Chi vive relazioni stabili può sviluppare empatia e assumersi responsabilità in una comunità, in una famiglia, nella società. Forse è corretto l'affermazione che dice tutta la vita è un incontro. Ma questo testo, molto accogliente, mi mette in crisi. Perché mi sembra che oggi molte persone non abbiano né voglia né sete o fame di Gesù. Oggi nella nostra società il problema non è quello di essere respinto, ma di non essere minimamente attratto. Oggi chi è cacciato non sono le persone, è Gesù. Oggigiorno chi ha ancora la percezione che la fede in Dio fa parte dei propri desideri? Una vita di fede, pensieri di vita spirituali o religiosi fanno parte ancora dei bisogni delle persone? Hanno ancora una vaga idea cosa significa questa offerta di Gesù per loro quando dice: chi viene a me non caccerò via? Certo, noi siamo qui riuniti nella lettura, nell'ascolto della parola di Dio. Qualcosa ci ha spinto a questo incontro, ad accendere la radio o aprire il PC, il tablet, il cellulare e dedicare un tempo al culto, all'ascolto e alla preghiera. E ci aspettiamo qualcosa da questo incontro. Ci aspettiamo qualcosa dalla meditazione della parola di Dio. Forse questo invito di Gesù possiamo paragonare a una calamita. Gesù, il suo messaggio, è come una calamita che attira. Attira chi si trova a una distanza che permette che la calamita possa veramente funzionare. Ma chi non si avvicina neanche non può essere attratto.
Il problema dunque è la distanza. Oppure tutto questo che è nel mezzo tra noi e Gesù. Tutto quello che è in mezzo e crea ostacolo. E la conseguenza è la separazione. Sembra che la chiamata di Dio non arrivi a tutti e tutte. Perché è vero, Gesù non caccerà via, né manderà via chi viene a Lui. Ma c'è anche chi non vuole andare da Lui. E solo perché non è stato invitato da parte di Dio? Ognuno ed ognuna di noi ha reazioni molto diverse alla predicazione di Gesù. E come decidere di fronte a questo annuncio dipende da chi ascolta. Ma l'invito di Gesù resta. Chi viene a me non avrà più fame, e chi crede in me, meglio chi si fida di me, non avrà più sete. La fede in senso biblico non significa conoscenza dei fatti, ma significa fiducia. Confida nell'affidabilità e nella fedeltà di Dio. Credo in Dio significa per me mi fido di questa relazione come mi fido di una persona amata. E poi la fede cristiana è fede in condivisione. La preghiera personale e comunitaria, la celebrazione in comune dell'amore di Dio e il conseguente impegno per la pace, la giustizia e l'integrità del creato ne sono parte integranti e sono modi per coltivare relazioni. Perché vivere la fede è innanzitutto vivere relazioni, quella con Dio e quella con fratelli e sorelle, amiche e amici, che hanno la stessa fiducia in Dio e che hanno seguito la sua chiamata. E chi dà seguito a questa chiamata sarà sempre il benvenuto e mai cacciato via, non da parte di Gesù. E noi cosa possiamo fare oltre ad ascoltare questo invito da parte di Gesù? Certo, la fede è un dono di Dio, ma forse noi possiamo creare il desiderio? Desiderio della fede in Dio? Come? Testimoniare. Parlare di quello che la fede ci ha dato. Di quell'invito di un incontro e l'inizio di una relazione a tu per tu. A questo siamo invitati. Sia chi è già e chi ancora deve essere attirato da Gesù. Amen. O eterno Creator, d'un anno nuovo ancora, nel tuo paterno amor, ci fai veder l'aurora, rimani a noi vicin, ravviva in noi la fede, insegnaci il cammin che sol conduce a te. Sia pien quest'anno ancor di tua benevolenza.
Padre nostro che sei nei cieli, e anche altrove, accanto a tutti gli uomini e le donne della terra, e soprattutto al fianco di tutti coloro che la vita e gli esseri umani tormentano e schiacciano, tu, nostro avvocato e liberatore. Che il tuo nome non sia assimilato a quelli della ricchezza, del profitto, del potere e della violenza, dei mille idoli che abitano in noi e che ci dominano, ma al contrario, faccia sentire in noi la sete di libertà e di felicità per i nostri simili. Venga finalmente il tuo regno di pace ed amore e si realizzi con la tua potenza liberatrice e le nostre lotte umane. Che il tuo regno si imponga e sia finita per sempre con la tristezza, la sofferenza e la morte. Sia fatta la tua volontà in ogni luogo e non la volontà di coloro che usurpano il tuo nome per vivere nel lusso e dominano i loro simili. La tua volontà è che il povero e debole siano la misura di tutte le cose e che la felicità e l'amore siano l'orizzonte di ogni vita. Eccoci qui, presenti, per attuare questa volontà. Dacci oggi e tutti i giorni il pane di cui ogni essere umano ha diritto, il pane dell'alimentazione e della conoscenza, del lavoro e del riposo, della dignità e della libertà, e fa che noi lo sappiamo condividere gratuitamente. Perdonaci le nostre offese e le nostre vigliaccherie, molto di più di quanto noi siamo capaci di perdonare, poiché troppo sovente noi viviamo di rivincita, di vendetta, di antipatie e di odio. Insegnaci allora a perdonare, individualmente e comunitariamente, poiché questo è la sola via che conduce alla pace, alla giustizia e alla liberazione. Non lasciarci cadere nelle trappole del sentimento di impotenza che scoraggia tanti oppressi, del pessimismo che sovente non è altro che un lusso di chi sta bene com'è, del fatalismo che innanzitutto è al servizio dell'ingiustizia vigente, della disperazione che è la prima alleata della morte. Ma liberaci dal male in cui siamo immersi, che esso si chiami sfruttamento o discriminazione, odio o gelosia, razzismo, fascismo o imperialismo, e fa che ciascuno e ciascuna di noi sia un liberatore e una liberatrice. Poiché è a te. A te soltanto che appartengano per sempre la grandezza, la potenza e la vittoria. Perché tu non te ne servi per asservire e dominare, ma per liberare e far vivere. Amen. Che Dio sia nella vostra testa e nella vostra capacità di comprendere. Che Dio sia nei vostri occhi e nella vostra capacità di vedere. Che Dio sia nella vostra bocca e nella vostra capacità di parlare. Che Dio sia nel vostro cuore e nella vostra capacità di amare. Che Dio benedica la vostra vita, ora e sempre. Amen.